Benvenuti, io sono Silvia e questa è Rubrica Notturna. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che parla del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e vogliamo farvi sapere che Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Sigla. Eccoci nella prima puntata del Crimetober, la nuova serie che esplora i casi con un'atmosfera strana e misteriosa, ma raccontandovi però, come sempre, i fatti e le prove di ciò che realmente è successo. Vi terremo compagnia con una nuova indagine fino ad Halloween, il 31 di ottobre. Dunque, seguiteci. Una domanda che ci vogliamo porre questa sera dunque è: esistono i vampiri? La risposta è sì. Scoprite questa storia insieme a noi. È il 2011 e ci troviamo in Germania, a Bochum per esattezza, dove vive un certo Frank Hackard, di 33 anni, che di mestiere fa il panettiere. Frank è una persona divertente, va d'accordo con tutti e anche i clienti lo apprezzano per il lavoro che svolge. Ama anche la musica e ama stare in compagnia. Per questo motivo, il 6 di luglio, Frank verrà prelevato da qualcuno per partecipare ad una festa. Da questa festa, però, Frank non tornerà più. Dunque, dov'è finito e che cosa è successo? Perché non ha dato più notizie di sé? 3 giorni dopo, la polizia farà irruzione in un'abitazione e quello che si troverà davanti lascerà sconcertati tutti. In bagno troveranno il poster di una donna impiccata. Teschi umani, finti ovviamente, sparpagliati nel soggiorno. E poi vedranno anche bisturi e sangue. Però questo sembrava vero, non una semplice messa in scena per un rito satanico, ecco. Le autorità troveranno poi anche una bara all'interno dell'abitazione, che pensate veniva utilizzata addirittura per berci il caffè. È un cadavere, riverso invece questo sul pavimento. Quello sì, era reale. Il corpo era quello proprio di Frank Hackard, il giovane che doveva andare a quella festa. Era stato pugnalato a morte. Uno dei bisturi sparsi per la casa ce lo aveva ancora conficcato nello stomaco. Aveva anche un pentagramma che gli era stato inciso proprio sulla pelle del petto. E poi, poggiato sopra come se non bastasse, aveva anche uno stendardo che diceva: quando Satana vive, i proprietari di questa casa non si trovano da nessuna parte. E invece la polizia lì doveva trovare, e come, i proprietari di quell'abitazione, dove 3 giorni prima si doveva svolgere appunto quella festa alla quale Frank era stato invitato. Peccato però che la festa sarebbe stata solo per Frank e senza un lieto fine. E sapete perché le forze dell'ordine avevano fretta di trovare i proprietari di quella casa? Perché nell'abitazione troveranno un elenco di 16 nomi e i proprietari della casa a questo punto potevano divenire dei veri serial killer. Ma perché le autorità si dirigeranno proprio in quell'appartamento? Perché la madre della proprietaria dell'abitazione alcuni giorni prima aveva ricevuto una lettera da sua figlia Manuela, che le scriveva che doveva liberare la sua anima dal corpo. A quel punto la donna penserà ovviamente che sua figlia avesse intenzione di togliersi la vita e sarà dunque lei ad allertare le forze dell'ordine per chiedere di andare a verificare la salute della figlia. Ma nessuno si aspettava di trovare quello che poi hanno scoperto. La madre di Frank, la vittima, ovviamente quando apprenderà la notizia ne resterà devastata e sconvolta. Non solo suo figlio era stato ucciso, ma anche brutalmente torturato. Durante l'autopsia si scoprirà anche che Frank presentava ben 66 coltellate e che aveva ricevuto anche un colpo alla testa. C'è chi dice da un martello, ma non è troppo importante adesso capire con quale oggetto contundente avesse ricevuto quel colpo. Frank è stato ucciso, ma da chi?
Andiamo avanti. 6 giorni dopo questa macabra scoperta, Manuela con suo marito saranno trovati in una città chiamata Jenna. Si trovavano in una stazione di servizio e non opporranno resistenza all'arresto a quel punto. Questa era la stessa città di una delle loro vittime prescelte e segnalate in quell'elenco che la polizia aveva trovato proprio dentro all'abitazione. Questa donna, di cui non si conosce il nome, era già stata vittima in passato. Nel 1993, infatti, suo figlio era stato ucciso da 3 ragazzi della sua stessa età per compiere un rituale di magia nera. Per fortuna, in questo caso però, arriveranno prima che la coppia compisse il suo prossimo crimine. E così questa donna avrà la vita salva. Ma chi sono questi 2 criminali? Proviamo a capirlo insieme. Come già sappiamo, sono Manuela e suo marito, Daniel Ruda. I 2 dichiareranno che sì, avevano tolto la vita a Frank, ma che non si trattava di un omicidio, che era stato Satana a chiedergli di farlo. Sì, dicevano esattamente che loro erano stati semplicemente uno strumento in mano a Satana, appunto. Daniel ha 26 anni e fa il venditore di ricambi d'auto. Era entrato nell'ambiente gotico e metal quando aveva appena 20 anni e aveva iniziato a reclutare giovani in difficoltà per fargli seguire quello che era il suo culto. Li faceva usare le svastiche in pubblico in cambio di alcuni favori, come per esempio acquistare dei biglietti per un concerto. Ma questo a Daniel ancora non bastava. Voleva essere un leader, voleva essere un vampiro. E in più, pensate, amava anche bere il sangue. Per questo inizierà a frequentare gruppi dove si scambiavano il sangue da bere, pensate. E a un certo punto Daniel desidererà condividere questa esperienza anche con una donna al fianco. Ed è qui che conoscerà Manuela. Lei aveva 23 anni e frequentava la sua stessa comunità. Daniel aveva pubblicato su di una rivista metal un annuncio che diceva: il vampiro dai capelli neri cerca la principessa dell'oscurità che disprezza tutto e tutti. Quando la giovane leggerà l'annuncio, risponderà. Manuela era nata nel 1976 in una piccola cittadina sempre della Germania e crescerà poi con dei genitori amorevoli che le davano tutto ciò di cui aveva bisogno. All'età di 13 anni, Manuela inizierà a vestire di nero e ad avere anche un atteggiamento piuttosto lunatico e ribelle. A quel punto i genitori penseranno che fosse solo il periodo dell'adolescenza a causare questo suo cambiamento. Però la ragazzina inizierà a fare qualcosa di veramente bizzarro. Infatti, quando si trovava per strada, avvicinava perfetti sconosciuti e li mordeva, tanto da incidergli la carne con i propri denti, e pare che lo facesse senza un vero motivo. Quando suo padre lo verrà a sapere, la porterà subito da uno psichiatra, ma pare che anche il medico non troverà una diagnosi per un comportamento del genere. Con il tempo, poi, le sue allucinazioni peggioreranno. La sua aggressività in casa era diventata ormai una costante e i suoi genitori non sapevano proprio come approcciarsi alla figlia. A un certo punto la ragazza dirà anche di aver incontrato il diavolo. Si rifiuterà poi addirittura di andare a scuola e cercherà anche di togliersi la vita. Inizierà poi a fare uso di sostanze e pare che a 16 anni tutta la sua aggressività se ne fosse andata, sparita. Se ne andrà così nel Regno Unito e qui troverà una discoteca gotica aperta da mezzanotte al mattino. Ed è qui che inizierà a scambiarsi del sangue con degli perfetti sconosciuti, altri membri di quella comunità che credevano davvero di essere dei vampiri, pensate. Manuela però aveva un carattere ostile, odiava tutti, la società, le persone. Odiava anche andare a lavorare, ma di giorno purtroppo era costretta a farlo. Troverà un impiego in un hotel della zona, ma è frequentando il lavoro che sentirà parlare di un certo Tom Leopard, conosciuto come l'uomo leopardo dell'isola. Aveva 60 anni e il suo corpo era completamente tatuato da leopardo. Viveva vicino al mare in solitaria, con pochissimi contatti con le persone. Non sappiamo come si procurasse da vivere, ma in ogni caso Manuela ne resterà affascinata
e cercherà addirittura di incontrarlo. Pensate, alla fine riuscirà davvero a instaurare un rapporto con quest'uomo e addirittura a trasferirsi e a vivere con lui. E a un certo punto la giovane però capirà che quella vita non faceva per lei. Forse amava troppo quelle feste dove si scambiavano il sangue per rinunciarvi. Così, 3 anni dopo, a 19 anni, tornerà nella sua città natale in Germania e tornerà di nuovo a frequentare l'ambiente gotico e le persone che bevevano il sangue, anche lì, nella sua comunità. Sembra impossibile che esista questo tipo di persone, ma è così. 2 anni dopo ancora troverà quell'annuncio di Daniel e, quando si incontreranno, sarà amore a prima vista. Inizieranno a frequentarsi in modo assiduo. Avevano tutto in comune i due. Erano praticamente cresciute entrambi in una famiglia della classe media e a un certo punto decideranno anche di sposarsi. Sarà lei a insegnare a Daniel come bere il sangue da una persona senza procurargli la morte. E i sacrifici animali saranno il loro prossimo hobby. Ma soltanto un mese dopo arriveranno a compiere il loro primo sacrificio umano. Ed è qui che decideranno di uccidere Frank, il protagonista della nostra storia, che loro chiamavano Haki. Ma perché avevano scelto proprio lui? Perché era un amico divertente e sarebbe stato il perfetto giullare per Satana. Quella sera Frank si insospettirà quando ad un certo punto non vedrà arrivare gli altri invitati alla festa. Però Manuela, pronta, gli dirà che probabilmente erano tutti in ritardo. Ad un certo punto Daniel si alzerà con uno sguardo satanico e la moglie capirà che era arrivato il momento. Così inizierà a colpire Frank alla testa e poi la giovane gli dirà di prendere il coltello. Sappiamo poi ovviamente com'è andata. Daniel racconterà di essere stato euforico dopo aver commesso quel crimine e la coppia dopo continuerà a torturare Frank, non si erano limitati soltanto ad ucciderlo. Gli bruceranno le sigarette sulla pelle, gli faranno dettagli per fargli defluire il sangue all'interno della ciotola. Poi, come potete immaginare, lo berranno e pregheranno Satana. Pare che Manuela, dopo il crimine, resterà delusa, perché lei era davvero convinta che con quel sacrificio sarebbe riuscita a diventare un vampiro. E poi, se sulle prime il piano di Daniel era quello di morire anche loro in nome di Satana, non lo faranno e decideranno di andarsene e di cercare la loro prossima vittima. E poi, come sappiamo, erano stati catturati prima di trovare la loro seconda vittima. Durante il processo Daniel dichiarerà che non si sarebbe fermato con la morte di Frank, appunto, dando conferma che quell'elenco che avevano trovato nella loro abitazione rispecchiasse proprio l'elenco delle loro prossime vittime. Mentre Manuela chiederà di abbassare le luci perché lei era una vampira e la luce le dava fastidio, quella dell'aula del tribunale ovviamente, a che le verranno dati degli occhiali da sole da indossare. Frank Lewis, un amico di Daniel, testimonierà proprio contro di lui al processo. I due avevano litigato e Daniel gli aveva inviato una lettera, con all'interno una foto proprio di Daniel. Era nudo e appeso a testa in giù, appeso con delle catene ed era ricoperto di sangue. L'amico Lewis aveva capito che c'era un lato oscuro nel giovane ed è per questo motivo che testimonierà proprio contro di lui. L'opinione pubblica ovviamente si scatenerà contro Daniel e Manuela, che per tutto il processo si prenderanno beffa addirittura delle autorità. Faranno dei gesti volgari, rideranno e guarderanno in faccia addirittura i parenti delle vittime senza provare un minimo di rimorso. D'altronde vi ricordiamo che loro si sentivano legittimati a fare quello che avevano fatto, perché era stato Satana a chiederglielo. La famiglia di Frank, la vittima, chiederà l'ergastolo per la coppia vampiro, ma i due verranno considerati instabili di mente e dunque gli sarà diagnosticato un grave disturbo narcisistico della personalità. E questo ovviamente voleva dire una sola cosa: non potevano ricevere l'ergastolo per il crimine che avevano commesso. È il 31 gennaio del 2002, Manuela prenderà solo 12 anni di prigione, mentre Daniel ne prenderà 15.
La loro reclusione però non sarebbe stata in una prigione, ma in un ospedale psichiatrico. Il giudice dichiarerà anche che non erano dei mostri, ma semplici esseri umani che avevano semplicemente bisogno di aiuto. Anche il padre di Frank, la vittima, dirà di essere stato contento ad aver partecipato al processo, perché così si era reso conto che la coppia vampiro non erano dei mostri, ma persone malate di mente. Pensate che tantissime persone saranno invece attratte da questi due personaggi, fino addirittura arrivare a mandargli delle email e a sostenere il loro operato in nome di Satana. Potete immaginare a questo punto qual era però lo sgomento davanti a questo tipo di idolatrazione. Manuela, durante la sua detenzione nell'ospedale psichiatrico, deciderà di divorziare da Daniel e sarà rilasciata nel 2015. Le sarà dato un nuovo nome e una restrizione del tribunale per non contattare mai più Daniel in tutta la sua vita. Invece Daniel sarebbe stato rilasciato 2 anni dopo, nel 2017. Aveva richiesto anche lui di uscire, in quanto era sempre stato obbediente per tutta la sua detenzione. Aveva lavorato come bibliotecario e voleva far comprendere al giudice che ora lui era un bravo uomo e che voleva soltanto uscire per crearsi una sua famiglia. Ma tutto questo non avverrà, perché verrà scoperto a cospirare per uccidere di nuovo una persona. Si scoprirà che 5 anni prima Daniel aveva contattato una donna online dopo che lui e Manuela avevano divorziato, ma non perché volesse una compagna, no. Lui voleva soldare questa donna per uccidere Manuela. Ovviamente la donna contatterà subito le forze dell'ordine per far sapere proprio questa cosa. Comunque non si sa come mai, ma Daniel sarà comunque scagionato da questa accusa di tentato omicidio. Il padre di Frank, la vittima, a questo punto della nostra storia dirà che Daniel avrebbe camminato verso un futuro radioso, mentre lui non restava che andare al cimitero per trovare il proprio figlio. Nel settembre del 2017, all'età di 41 anni, Daniel sarà infatti rilasciato. Gli sarà dato un nuovo nome e durante la sua detenzione aveva anche scritto un libro sulla sua innocenza, come abbiamo già sentito fare in tantissimi altri casi. Prima diventano dei criminali, poi ci scrivono sopra la loro storia e vendono addirittura migliaia di libri. Oggi non si hanno più notizie di nessuno di due. Quello che è certo è che la coppia vampiro si sia divisa in maniera definitiva. Voi che cosa ne pensate? I due erano davvero convinti di essere dei vampiri? Oppure era tutta una messa in scena per non ottenere l'ergastolo? Un'altra domanda che vi facciamo è: per voi la famiglia della vittima ha avuto giustizia o non si può parlare di giustizia quando due pazzi criminali ottengono solo una detenzione in un ospedale psichiatrico? Come sempre aspettiamo i vostri commenti perché siamo davvero curiose di sapere cosa pensate di questo caso. La nostra indagine di oggi finisce qui. Grazie per averci seguito nella nostra puntata del Crimetober. Non dimenticatevi il prossimo appuntamento di domani sera, fino al giorno di Halloween. Ma non dimenticate il nostro appuntamento giornaliero immancabile, il martedì e il venerdì sempre alle ore 13. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie di averci seguito. Le Crimber chiudono qui e sempre vi ricordano: occhio alle stranezze.